nuova puntata di Friuli Chiama Mondo. Allacciatevi le cinture perché questa volta facciamo un viaggio davvero lungo. Andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Australia a conoscere tante storie di friulani in quel mondo così lontano. Andiamo anche un po' a scoprire come si vive in Australia. Allora, parto da due storie, poi ne avremo molte nel corso di questa serata. Vado a salutare Lisa Portolan da Sydney. Ciao Lisa! Ciao! Giornalista, scrittrice, poi racconteremo un sacco di cose di te. E poi vado a salutare anche Mario Marson da Melbourne. Ciao Mario! Ciao! Ciao. Che come vedete si occupa di vino. Gran bella storia anche la tua, Mario, adesso andiamo a raccontarla. Permettetemi prima di ringraziare, lo faccio in apertura, Federico Martin, che è il presidente dell'associazione Fogolars Furlans dell'Australia, nonché referente in Australia per l'ente Friuli del Mondo, che si è dato un sacco da fare per farvi partecipare a questa trasmissione, per organizzare al meglio tutto, quindi lo salutiamo. Allora, Lisa, cominciamo da te. Il tuo rapporto col Friuli, le origini... Sì, ok. Quindi io sono nata qua a Sydney, però i miei genitori sono italiani e sono di Friuli e sono sempre stato molto fieri di essere friulani. Sono arrivati qua in Australia negli anni 60. Abbiamo anche parlato il friulano a casa comunque, quindi io conosco qualche parola adesso anche nel dialetto friulano, diciamo. Però sono sempre stata molto legata con il Friuli. Quando ero piccola andavamo sempre in Italia per fare le vacanze, quindi ho passato estate in Italia tante volte, a Grado, a Lignano Sabbiadoro, a tutti questi bellissimi posti. E quindi ho anche studiato a Bologna e mi sento molto molto legata al Friuli, un bellissimo posto e una bellissima cultura. Senti, ma il DNA così dell'artista, della donna di cultura, dalle mille sfaccettature, da chi l'hai preso? Ok, allora mio papà faceva l'artista e anche i suoi fratelli erano artisti in Italia e quindi ho iniziato ad essere creativa tramite quelle maniere, cioè pitturare e anche scrivere. Io sono sempre stata molto innamorata di scrivere, però è stato anche un viaggio difficile perché scrivere è una cosa che comunque ci metti del tempo per arrivare ad un posto dove hai dei libri pubblicati, puoi scrivere dei articoli per diverse pubblicazioni, quindi è stato un viaggio, diciamo. Nel frattempo si sono collegati con noi e vado subito a salutarli da Melbourne, Ruth Borgobello e Davide Giusto. Ciao, bentrovati. Ciao, buonasera. Mandy. Allora, voi vi occupate del meraviglioso mondo dei film e del cinema. Ruth è regista, Davide è producer. Vi introduco in questo argomento, poi andiamo sulle vostre origini, perché stavo parlando con Lisa, insomma, del suo lavoro di artista e so che, partiamo da questo, in questo momento avete un progetto comune. Chi me lo spiega? Vai, Ruth. Un'idea che è nata con Lisa, quindi magari lei può spiegare un po' l'ispirazione. Ok, quindi io sono anche una ricercatrice e una delle materie che ricerco sono le dating apps, che comunque lo so sono anche molto prevalenti in Italia, però qua in Australia sono molto popolari e passato 50% della popolazione australiana utilizza dating apps per incontrare qualcuno, per un rapporto, per un hookup, per qualsiasi cosa. E quindi durante il COVID noi eravamo molto interessate in i rapporti e l'intimità e l'impatto del COVID sui rapporti e sulle dating apps. E quindi abbiamo creato un podcast che adesso è stato top 10, Slow Love, e sono storie di intimità, di rapporti, di come l'impatto del COVID su queste cose. Ah, che bello! E che storie, che tipo di storie avete raccolto sull'impatto del COVID, sull'intimità e sui rapporti?
tante storie diverse. Sì, abbiamo parlato con parecchie persone, cioè persone famose qua in Australia e anche persone ordinarie, e comunque abbiamo parlato con persone che sono in rapporti e che hanno passato il periodo di COVID con questa persona, persone che sono singole e quindi hanno anche avuto un periodo di isolamento, diciamo. E poi ci sono anche dei personaggi che, quando siamo entrati nel confinamento, nel lockdown, che hanno cercato qualcuno tramite le dating apps per passare questo tempo e hanno iniziato un nuovo rapporto. Quindi ci sono tantissime storie diverse. Certo, perché voi, magari lo chiedo a Davide questo, poi passo a Ruth con i film, avete passato in Australia comunque un lungo periodo di lockdown. Ora però siete messi bene. Beh, com'è andata? Me lo racconti, Davide, come avete vissuto la pandemia? A Melbourne, dove siamo noi, è stato... abbiamo fatto 6-7 mesi, di cui 5 in lockdown estremo. Cioè, siamo stati... Victoria è stato lo stato più colpito in Australia. Mentre Sydney, diciamo, nel resto dell'Australia erano sempre un minimo di restrizioni, ma comunque noi non potevamo uscire di casa, cioè per 5-6 mesi. Cioè, è stato veramente molto difficile dal punto di vista umano, dal punto di vista psicologico. Devo dirci la fortuna che male c'è un paese benestante, quindi c'è stato un bel sostegno da parte del governo. Comunque si sente che la gente faticherà a ritornare a vivere normalmente dopo questa esperienza, perché anche se siamo arrivati a zero contagi now per più di un mese, devi fare anche un calcolo. Va bene, abbiamo salvato un po' di vite, però cosa costerà nel futuro, soprattutto psicologico, della gente, delle persone? È stata veramente dura. Eh sì, tutti questi mesi sono... Già siamo andati in tilt noi per 2-3 mesi, immagino questa prolungata chiusura in casa, non è assolutamente facile. Però ora siete liberi dal Covid. Vi state riappropriando veramente di una vita normale? Sì. Però una passa volta. Proprio hanno fatto un'uscita dal lockdown molto lento, quindi... Tipo adesso possiamo... Siamo avere... ancora in lockdown, in teoria. Cioè, siamo abbiamo ancora... restrizioni. Ma possiamo avere 15 persone in casa, che è già una cosa. Quindi, nonostante un mese a zero contagi, state continuando ad andare molto lentamente verso la normalità. Maschere sempre. Adesso, della scorsa settimana, non più all'aperto e da solo. Però quando entri in un negozio sempre con la maschera, quello va anche bene. Sì, certo. Ma fino alla settimana, se io andavo fuori con il cane in mezzo ai boschi, dovevo avere la maschera. Sì. E i stati erano chiusi. Sì, poi eravamo isolati dal resto della stessa. Sì. Ma comunque dai, hanno fatto bene, diciamo. Sì, siamo grati di essere. Grazie di essere usciti per il momento, però sì, è tutto a un prezzo, dico. Cioè, va bene fare sacrifici, ma tutti bravi, però c'è un prezzo. Come dicevi tu, è vero, da una parte salvi qualche vita, dall'altra chissà quanti ne metti in difficoltà. Qui, dall'altra parte, invece non stiamo salvando vite, ma stiamo tornando a una situazione, anzi siamo già in mezzo a una situazione di nuovo drammatica e... Speriamo di uscirne presto, e andiamo a parlare di cose belle. Ruth, che bella carriera da regista, ma così è stato un sogno da bambina, un sogno realizzato? Sì, beh, volevo fare attrice quando ero piccola, però sono nata anche in una famiglia di storytellers. Mio padre è molto bravo a raccontare le storie, anche la mia nonna, che era di Gradisca di Zonzo. Quindi sono, penso, anche crescendo con tante storie dell'Italia, di Friuli,
mi è venuto tanta fantasia di immaginare anche un altro mondo. Una cosa, quando cresci con questo altro mondo, si apre proprio la fantasia. C'è stato questo film, The Space Between, del 2017, che addirittura, che voi avete girato a Udine, e che è un progetto praticamente che coinvolge Italia e Australia in una maniera forte, in un legame fortissimo, che è stato addirittura candidato dell'Australia agli Oscar 2018 come miglior film in lingua straniera. Quindi una bomba. Andiamo a vedere un attimo il trailer che ce lo racconta e poi mi raccontate quell'esperienza. È veramente strano non abitare più la Terra. Maestro, allora stasera? Stasera pesce. Lei è Aubrey, è la direttrice del Vistasio, quel grande ristorante in Australia. Australia stima dell'est. You should come. Sono treni che passano una volta solo. Are you open? Cosa ci fai a Udine? It's going to the wrong direction. Well, then we'll go in the wrong direction. I'm from Melbourne. Dai, 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 dai! Su, dai, muovere il culo, dai, dai! When do you leave? Maybe Sunday night. Poi dici a me che non devo perdere l'occasione. Sì, ma io e mi siamo felici. Tu no. Chance just doesn't wait around. Oh, you didn't go? Fuck. È arrivato Gordon Ramsay. Ma porca puttana, ma vaffanculo, dammi un grembiule. I close my eyes and someone is calling, calling my name. What about us? Abbiamo riconosciuto tante location del nostro Friuli. Come vi è venuta questa idea? La prima volta che sono andata a Udine, dove ho tanti parenti, mi sembrava un set pronto, proprio mi ispirava moltissimo e sentivo questo forte legame anche con tutto Friuli, Venezia Giulia. Il film è ispirato un po' dalla nostra storia, siamo sposati 14 anni fa. Siamo insieme da 20 anni. 21. E quando il momento che siamo conosciuti è stato un momento molto particolare, perché è morto il suo carissimo amico di Davide, e quindi di trovare amore in un momento così strano. Mi è sempre, non so, sentivo che sarebbe da parlare di questo strano incontro in un film, quindi è stato ispirato un po' dalla nostra storia d'amore. Che bello, tanti Davide, anni fa. Ma quindi vi siete conosciuti a Udine? No, io sono originario di Gorizia. Ah, tu sei di Gorizia, ok. Dove vi siete conosciuti? Sì, io sono... da buon frulane dove ti incontri? A bere. Pare il centro. Ci siamo incontrati tramite sua cugina, la sua seconda cugina, mia carissima amica, nonché la mia prima fidanzata, tipo quando avevamo 14 anni, ma siamo rimasti ancora adesso amici. E lei è venuta in Italia, quel periodo lì io parlavo quattro parole d'inglese, però stavo per partire per l'Australia, a volta mia, perché ero uno dei primi, penso in Italia, di aver fatto questo visto vacanza lavoro, che adesso è molto, molto, diciamo, usato dagli europei per venire a lavorare in Australia. Ho detto, c'è mia cugina, la incontri, vedi che tipo di informazioni, e ci siamo, dopo è successa la disgrazia, e comunque sì, niente, siamo diventati amici. Poi sì, poi quando sono arrivato a Melbourne, dopo sei mesi che ero in Australia, ho deciso di provare a stare insieme. E la cosa strana, mio padre è nato nella stessa notte. Di mia madre. Madre.
Croazia. Ah, però, quindi ci sono delle coincidenze così anche nei numeri che hanno costruito questa storia. Bella, bella, bellissima. Torno tra poco da voi per salutarvi. Vado a conoscere anche la storia in un ambito completamente diverso, che è quello dei vini. Mario Marson, allora, ad emigrare è tuo papà, giusto? Come? Sì, papà è emigrato qui nel 51. Sono venuti nei 50. La mamma è venuta nel 52. Sì, sono rimasti qui, sono a Melbourne e dopo quella foto lì sono quando che siamo ritornati in Italia nel 61, un viaggio che è per 30 giorni e queste sono immagini di due delle mie figlie, le gemelle, Maddalena e Emilia. E la mia moglie Ellen. Mario, che vini fate? Hai preso ispirazione da così dal Friuli? Ah, guarda, io è già 40 vendemmi che ho fatto qui in Australia, ma nel 94 sono andato in ho fatto la vendemmia in Borgogna. Ma siccome che ho passato un bel po' di tempo in Italia, che avevo ancora la nonna e diversi zii e zii, allora siamo andati in Toscana, anche in Friuli, specialmente in Coglio, a assaggiare i vini. E sono rimasto, è rimasta una grande impressione dei vini del Coglio, quelle varietà che sono molto diverse da quelle che trovi qui in Australia, perché sono di più i vini francesi che trovi qui, invece in Coglio, in Italia, sono diverse varietà, ma è la struttura che mi piace molto dei vini friulani. Piacciono, sono piaciuti lì in Australia? Sì, diversi, perché anche il vino, abbiamo due vini di varietà friulane qui, e la prima bottiglia è della Grazia, che è un blend di Pinot Bianco, Malvasia Istriana, Friulano e Pecolit. E dopo abbiamo il Friulano numero 7, che abbiamo fermentato con la buccia per 7 giorni. Ma sono perché diversi enologi in Coglio specialmente fanno la fermentazione con la buccia, no? È una roba che è molto piacevole per me. Come sono andati tutti quei mesi di lockdown? I vini, l'attività ne ha risentito? Oh, guarda, per noi è solo che la vigna si doveva fare la potatura, allora siamo stati anche abbastanza fortunati che si poteva lavorare. Noi siamo circa 120 km da Melbourne, allora siamo in paese, si può dire, allora si poteva lavorare, ma siamo stati anche abbastanza occupati perché si doveva vendere questo vino e allora per via della Maddalena si aveva molto marketing per via dell'internet e allora per via di quel punto lì siamo rimasti di vendere un po' di vino perché purtroppo tutti i ristoranti a Melbourne che grosso mercato per noi, erano tutti chiusi. Allora, ma siamo stati fortunati che abbiamo diverse persone che possono comprare il vino, allora si doveva spedirli. Ebbene, sì, quindi con internet, insomma, siete riusciti ad andare avanti con l'attività. Allora, vi saluto con i vostri progetti. Parto da Lisa.
Allora, Lisa, ci consigli uno dei tuoi libri da leggere? Ok, io direi, e ce l'ho qua, sì. Happy As. Ok. Happy As, vediamo. E comunque, praticamente è una ricerca sulla felicità, e che significa la felicità e come è costruita la felicità. Perché praticamente pensiamo tutti di arrivare alla felicità a qualche punto, cioè se abbiamo quella macchina o quella casa o quel rapporto o qualsiasi cosa. E quindi io faccio un po' di ricerca come sono costruiti questi pensieri e questi temi, e poi come sviluppare un'altra maniera di pensare della felicità. Quindi questo per me è il consiglio migliore. Perfetto, prendete nota da casa, così leggiamo un po' qualcosa di una nostra scrittrice australiana. Insomma, ci piacciono le vostre storie, perché intanto ci fanno sentire più vicini, anche se siamo così lontani, ma poi perché ci fanno anche così provare un senso d'orgoglio per quello che siete diventati in un paese così lontano, mantenendo forti le radici con il Friuli. Ruth e Davide, avete ancora qualche progetto legato all'Italia nel vostro futuro, al Friuli? Sempre. Sì, abbiamo due. Abbiamo un film ambientato a Trieste e una serie TV ambientato a Souris, che amo molto come location. Quindi speriamo bene. The Space Between uscirà su streaming prima di Natale anche. Quindi potete anche guardare il film. Ah, che bello! Durante il... Sì, e vivere un po' fuori, spero. No, ma sì, abbiamo due progetti in Italia, come diceva Ruta, in Italia, in Friuli, Venezia Giulia, perché uno è più verso Trieste. Sì, io, bene o male, mi sento a casa, sia qua che là, quindi per me è difficile. Ruth invece si sente più a casa in Friuli che in Australia, quindi penso che sarà un continuo andare e rivieni per il resto del futuro. Speriamo. Poi ci sono, ovviamente ci sono delle agevolazioni, il Friuli offre tantissimo, cioè dal punto di vista delle produzioni, ma anche dello sviluppo di progetti, perché essendo una regione piccola state sfornando professionisti, ma poi anche talenti, che veramente stiamo diventando una potenza, e sono orgoglioso di essere friulano in Australia, anche se sono goriziano. Che bello, vabbè, sempre friulano. Era il cugino del mio bisnonno, era Riccardo Di Giusto, il primo morto in guerra, quindi okay. Diciamo che... Va bene, però quello che è importante è che vi rincontreremo da queste parti, insomma, appena si potrà prendere gli aerei e muoversi in libertà, finalmente, vi veremo a trovare sul set, promesso, ok? Ci trovate in giro per Udine. Ok, a bere un bicchiere. Invitiamo anche Mario Marson, magari per l'occasione ci porta ad assaggiare qualcuno dei suoi vini. Mario, hai in progetto di tornare presto? Presto, sì, ho intenzione, ma è la mia figlia Maddalena che ha detto cerca di lavorare in Italia per gli studi. Allora, ho caro di venire con essa e a portarla a vedere diverse cantine per assaggiare diversi vini. Perfetto, sarà un gran bel viaggio, Mario. Allora, ti ringrazio. Che ti porto una bottiglia di vino di varietà friulane in Italia. Ti aspetto, ti aspetto, Mario, me lo segno, ti aspetto. Va bene. Mario, grazie, salutaci la tua bellissima famiglia, in bocca al lupo per la tua attività e per i tuoi vini, in bocca al lupo davvero, anzi consigliamo a chiunque vada in Australia di fare un passaggio, insomma, da Marsona ad assaggiare i suoi vini. Grazie Mario. Grazie. Saluto anche Lisa Portolan, grazie Lisa, alla prossima, aspettiamo anche te in Friuli.
Grazie, ciao. Ciao anche a Ruth e a Davide. A presto. Mandi. Ciao, grazie, in bocca al lupo. Andiamo ora a conoscere altri friulani in Australia. Cambiamo zone. Partiamo andando a salutare Massimiliano Zanin ad Adelaide. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao, Mandi a tutti quanti. Tra l'altro anche vicepresidente del locale Fogolar Furlan. Così come... Certo, con orgoglio. Esatto, con orgoglio, mi piace. Sarà sicuramente orgoglioso, visto l'outfit che ha scelto, di essere vicepresidente del Fogolar Furlan di Perth, anche Roberto Puntel. Ciao Roberto! Ciao Mandi! Fogolar Furlan e gruppo alpini di Perth, giusto? Non dimentichiamolo. Sì, ci siamo. Sono il presidente anche della sezione alpini di Perth, vicepresidente del Fogolar, sì. Perfetto. Allora... comincio da Massimiliano. Massimiliano, tu sei un ingegnere minerario, sei anche professore all'università. Esatto. Mi ha colpito questa cosa. Tu nasci a Udine, cresci a Teor, ti laurei a Trieste, fai vari dottorati, arrivi ad essere addirittura consulente per il Ministero dell'Ambiente in Italia e poi improvvisamente nel 2013 dice: sapete che c'è, vi saluto, e vai in Australia. Perché? Guarda, devo dire che in tutto il mio percorso proprio questo episodio del Ministero dell'Ambiente è stato quello che è stata la molla per poi partire per l'Australia, perché avevo fatto questo concorso, che era il classico concorsone all'italiana, 1500 persone in un palazzetto dello sport per un esamone per 5 posti, e per farla breve ho vinto e quindi a quel punto ho detto: vado a Roma, prendo servizio e vedo com'è questo lavoro. Però da subito mi sono reso conto che non faceva proprio per me, perché era un lavoro troppo da scrivania e a me piaceva l'azione, piaceva l'aria aperta, il movimento, e per cui ho cominciato a guardarmi in giro e ho scoperto quasi per caso che in Australia cercavano all'Università del Sud Australia un ricercatore con più o meno il mio curriculum, per cui mi sono detto: faccio domanda e se mi prendono vado in Australia per un paio d'anni e tra 2 anni decido cosa farò da grande. Puoi solo immaginare com'è andata, insomma mi hanno offerto questo lavoro, sono andato per i 2 anni e poi 2 anni sono diventati 5, 10 e anche più, e ho fatto carriera lì, sono diventato professore associato e sono ancora qua. Con tanti saluti al Ministero dell'Ambiente, ma volevo dirti, è davvero un altro mondo, Max, è davvero un altro mondo anche per chi insomma vuole fare carriera, ha delle ambizioni. Sì, è un mondo diverso. Devo dire che chiunque abbia intenzione di fare carriera in ambito della ricerca, direi che l'esperienza all'estero è una via quasi obbligata. Dopodiché ognuno fa la sua storia, uno può benissimo ritornare poi in Italia dopo che ha fatto il suo bagaglio di esperienze, uno può fermarsi più a lungo. L'unica cosa che a me non piace è quella definizione un po' antipatica di cervelli in fuga che danno a chi va all'estero, perché io non mi sento assolutamente in fuga, io dico sempre che mi sento in viaggio e come ogni viaggio, quando avrò accumulato abbastanza esperienze, ogni buon viaggio si conclude con un rientro a casa e nel mio cuore penso sempre che casa è il Friuli e che prima o poi tornerò a casa. Ci racconti nello specifico di che cosa ti occupi? Sì, allora io mi occupo di ricerca nell'ambito dell'ingegneria mineraria, ma non tanto gli scavi delle miniere, quanto tutto quello che accade al minerale quando viene estratto dalla miniera fino a quando arriva all'industria. Quindi tutti i processi per, diciamo, macinare la roccia e poi estrarre e concentrare i minerali utili, che può essere rame, oro, argento o tutto quello, insomma, che si vuole recuperare. C'è un sacco di lavoro dietro, c'è tanta chimica, ci sono altre cose, bisogna studiare bene i processi per riuscire a concentrare il minerale di valore e scartare tutto il resto, e più o meno questo è quello che io faccio, sia come ricerca all'università che come consulenze per le varie industrie che hanno bisogno di migliorare i loro processi. Beh, davvero interessante. Ti sei ambientato subito anche a livello umano? Dal punto di vista proprio sì, della devo socialità, dire di sì. Che posto è l'Australia? È un posto diverso. Diverso è la parola giusta. Io i primi 2 anni l'ho vissuta veramente come una vacanza e quindi ho girato l'Australia, ho fatto il turista. Dopodiché ho scoperto che era possibile anche integrarsi con questa società, che è una società molto nuova,
che non ha tutta la storia, la cultura che abbiamo noi, però proprio per questo è molto aperta, è multiculturale e accetta persone che arrivano un po' da tutto il mondo e siamo più o meno tutti sulla stessa barca. E io però ho anche il vantaggio di avere al mio fianco il Focolar Furlan e quindi tutti i friulani di Adelaide, che sono la mia seconda famiglia e quindi diciamo che non mi fanno mancare le cose di casa. Che bello. Invece Roberto va in Australia per amore. È così Roberto? Beh, se la puoi mettere così, sì. Difatti ho conosciuto mia moglie, l'ho conosciuta in Italia. Prima ho fatto l'alpino e poi ero carabiniere in Valtellina sulle piste da sci e lei era il suo sciare, si è rotta una gamba, l'ho portata giù e dopo mi sono trovato qua in Australia alla fine. Quindi è partito tutto da una caduta sugli sci, tu l'hai soccorsa, ti ha visto come un eroe e ha detto me lo porto in Australia. Sei stato al momento giusto. Nel posto giusto, incredibile. Esatto, sì. No, lei è emigrata in Australia quando aveva 10 anni con la famiglia e dopo è tornata fuori in Italia, che c'era la casa lì in Valtellina per un anno per lavorare là e dopo era su negli impianti sciistici e io ero carabiniere là e insomma alla fine mi trovo qua adesso dal 95, 25 anni che sono qua. E quindi insomma ovviamente l'hai raggiunta e ora vi siete fatti una vita lì. Come è andata? Perché si trattava di ricominciare da capo, no? Come sono stati quei momenti in cui ti dovevi rifare una vita professionale? È stata dura, ma ero fortunato che mia moglie, ci siamo già sposati in Italia, siamo rimasti sposati in Italia per un anno e poi siamo venuti qua, ho deciso io di mollare l'arma dei carabinieri e venire in Australia. Sono venuto in Australia, ma lei è già con l'inglese, è venuta qua a 10 anni, lei l'inglese lo sa benissimo, è già stato facile come visti, come tutto. Sono già arrivato in Australia, si può dire, come permanent resident e ho già cominciato a lavorare. Insomma, essendo carabiniere non avevo un mestiere per dire, e non volevo mettermi dentro di nuovo in polizia qua, lasciando una polizia là e rimettermi qua. I camion mi sono sempre piaciuti, ho cominciato a fare la patente del camion e dopo da lì ho cominciato a lavorare sempre per conto mio. Adesso è già più di 20 anni che lavoro per conto mio. Adesso lavoro con una compagnia che si chiama Veolia, che c'è anche in Italia, una compagnia francese. Prendo su i rifiuti praticamente, c'ho un contratto con loro e c'ho il mio giro. È anni che lavoro per loro e sì, è già il terzo camion che cambio. Quindi sei contento, insomma, ti senti felice di questa vita? Sì, sono molto contento, però sì, come dico, il Friuli mi manca sempre. Io ogni anno si può dire che al mese di maggio, quando c'è l'adunata degli alpini, quel mese lì vado sempre in Italia e vado a fare le adunate. Adesso purtroppo con questa pandemia è già 2 anni che non posso andare, specialmente un altro anno dovevamo farla nel 2021 a Udine e mi sa che salterà anche quella lì, purtroppo. E niente, sono sposato, ho 2 figli, ho Gabriele che ha 21 anni, ho Antonella. Antonella nel 2017-2018 è stata in Italia al convitto Paolo Diacono di Cividale del Friuli, un'opportunità che il Friuli nel mondo con la regione dà a 20 ragazzi figli di friulani all'estero, la possibilità dai 15, mi sa, ai 17 anni di studiare 9 mesi là, e Antonella è andata là e ha studiato lì il secondo anno di liceo scientifico. È stata molto contenta, è stata anche all'Udinese Calcio, li ha invitati anche a vedere una partita, la prima volta che andava in uno stadio, ha detto che è stato bellissimo. Si è fatta tantissimi amici, perché l'unica dell'Australia c'era lei e dopo tutti gli altri di solito sono tantissimi dell'Argentina, i ragazzi che vanno lì. Si è fatta tanti amici dell'Argentina, insomma il Friuli, io là c'ho la mamma, c'ho i fratelli ancora, cerco di andare ogni anno
Come dicevo, che non ho detto all'inizio, io sono di Cleulis di Paluzza, non so, Paluzza lo conoscete, il paese della Manuela di Centa, senz'altro la conoscete. Ma lo no? sai che in due puntate sei il secondo puntel di Cleulis di Paluzza che ci capita? Il primo è andato in Brasile, Tassio, e il secondo sei tu. Voi puntel evidentemente sì. Avete questa voglia di espandervi nel mondo. I punte, abbiamo scoperto una dinastia di viaggiatori. No, quello che mi colpisce, adesso andremo anche così a raccontare un po' le attività che fate nei vostri Fogolars, insomma il vostro, questo legame che tenete vivo, è che comunque voi eravate qui in Italia due da posto fisso, da posto garantito, uno era carabiniere, l'altro lavorava al ministero, quindi non è che vi mancava il lavoro, la stabilità, come si dice oggi spesso i giovani se ne vanno perché gli manca la stabilità economica. Forse la vostra emigrare era più una ricerca di qualcosa di diverso, che andava al di là anche, no? Una vita forse diversa. Allora vi chiedo, perché noi abbiamo qui questo mito dell'Australia come un posto in cui ci sono regole, in cui c'è la meritocrazia, in cui non si fanno i furbetti, in cui entra solo chi ha tutte le caratteristiche per poterlo fare, regolare, eccetera, eccetera, eccetera. È così l'Australia che vivete voi, il mondo che vivete voi? Parto da Max. Guarda, tutte le cose che hai elencato sì, sono vere, quindi devo dire che è un po' così, quindi questi sono tutti gli aspetti positivi dell'Australia, le cose sono puntuali, c'è la meritocrazia, il sistema burocratico è molto più leggero, tutto questo è vero. Quello che manca un po' per noi italiani è l'opposto, è la flessibilità, è il poter essere elastici nel vedere le cose, hanno una mentalità un po' inquadrata, sono molto anglosassoni nel bene e nel male. Quindi devo dire, sul piatto della bilancia è più il bene che il male, però ci sono cose che a noi italiani mancano qua in Australia, senz'altro. Diciamo che ci vorrebbe un po' il giusto mezzo per accontentare esatto, tutti. Esatto, ma è difficile da trovare il giusto mezzo, per cui bisogna accontentarsi di quello che si ha. È vero. Tu Roberto, come ti trovi con tutte queste regole, questa puntualità? Ma con le regole ero abbastanza, insomma, essendo carabiniere cercavo di fare il possibile per farle, ero abbastanza dritto su quello, non ho avuto tanti problemi per quello, anzi mi piacciono queste regole che sono qua perché, devo dire la verità, funzionano. Anche adesso con la pandemia l'Australia ha subito messo, a parte che siamo un'isola e è più facile anche contenerla, comunque sì, noi qua, devo dire di noi, almeno qua a Perth, il premier del West Australia ha subito chiuso, appena si è saputo, subito chiuso i confini, non si può entrare, non si può uscire, e adesso siamo contenuti, siamo zero che c'hanno la pandemia qua, nessuno, e devo dire sì, insomma, siamo fortunati nel campo di quello. Le regole, se ci sono, si rispettano. Dopo devo anche dire che siamo molto meno di voi là, è tutta un'altra cosa, no? Allora, che cosa fate quando vi trovate tra friulani, Max? E quanti siete lì ad Adelaide, nella zona? Guarda, delle attività del Fogolare Furlan sono particolarmente orgoglioso, quasi più che non di quelle in campo lavorativo, per il fatto che mi hanno subito adottato quando sono arrivato, quindi ho trovato una seconda famiglia da subito, e queste persone sono quelli che hanno praticamente costruito il Fogolare, sia l'edificio con la malta e i mattoni, ma anche proprio come associazione. E poi mi hanno chiesto di diventare vicepresidente, mi hanno praticamente dato le chiavi in mano del club per cercare di portarlo avanti, e quindi lo faccio veramente con tanta passione. Sono contornato da un gruppo di persone molto valide e, come ti dicevo, cerchiamo di portare avanti la friulanità, di portare avanti la cultura e di mantenere i legami il più possibile con il nostro Friuli. Per cui abbiamo sempre qualche manifestazione, qualche evento, e abbiamo anche un programma radiofonico sulla radio italiana di Adelaide che si chiama proprio Friuli Venezia Giulia e la sua gente, dove ogni settimana andiamo in radio e raccontiamo anche qualcosa della nostra regione. E ti farà sorridere il fatto che gli ascoltatori, che sono un po' di tutta Italia, ci sono napoletani, calabresi, piemontesi, adesso ci telefonano e ci dicono mandi in trasmissione radio e cominciano a conoscere un po' delle cose del nostro Friuli. A noi fa veramente
molto piacere questa cosa. Bello, bello davvero, è ammirevole veramente l'entusiasmo e l'impegno con cui portate avanti questi valori, no? Questi valori della friulanità, pur essendo così lontani. Roberto, voi cosa fate? Noi purtroppo non è che abbiamo una sede come Adelaide, che hanno un bellissimo club, che sono stato lì con Max due o tre anni fa, abbiamo avuto la riunione dei presidenti là. Cosa avevate? Il 60esimo, mi sa, dell'inaugurazione, il 60esimo del club, e siamo stati là col presidente dell'Ente Friuli, Luci, c'era anche, e no, cioè avete veramente un bel club. Comunque noi qua a Per non ce l'abbiamo, purtroppo, però ci riuniamo in all'Azzurri Bocce Club, che noi come Focolar facciamo lo sponsor, allora ci lasciano usare la sala. Esattamente questa domenica che viene abbiamo la pasta asciutta e ci troviamo la prima volta quest'anno, perché con la pandemia purtroppo non siamo riusciti a trovarci. Di solito facciamo tre feste all'anno, una per il Friuli Dai il 3 di aprile, una a metà in agosto circa, e una prima di Natale, e ci troviamo, siamo circa una sessantina di iscritti, saranno una 35 proprio friulani. Purtroppo adesso con questa pandemia qua, anche gli italiani, di solito arrivavano prima tanti qua, backpackers, ogni quando arrivavano qua cercavano sempre un punto di riferimento, allora o che chiamavano, sono di Udine, cioè, insomma, anche le madri ogni tanto chiamavano, c'è mio figlio lì, potete dargli un'occhiata? Allora si cerca sempre di aiutare i friulani quando arrivano qua, o andare a fare un caffè e fare due parole con loro, cercare di dargli un po' di conforto, un po' di una via, e si cerca sempre di aiutarli, insomma. C'è stato l'alluvione là in Friuli quando è stata 2 anni fa, si cerca sempre di fare di prendere su soldi o fare una pasta asciutta tutto gratis noi, e dopo prendere e cercare di mandare i soldi in Italia. L'ultima volta l'abbiamo fatto, mi sa, con tutti i Focolars d'Australia. Bello che ci sia questo legame forte, e che quando ci sia bisogno di aiuto o qui o all'estero ci sia sempre la voglia di darsi una mano, no? E l'abbiamo visto anche per esempio in una di queste puntate con la Cina per il problema delle mascherine, i Focolars Furlans, noi non ne avevamo a marzo, sono stati i primi ad attivarsi e a cominciare a mandarci mascherine. Insomma, queste sono sicuramente un modo molto bello di onorare i Focolars Furlans e questo legame con, diciamo così, la patria madre, è davvero molto bello. Max, tu pensi quindi in un futuro di rientrare? Se mi chiedi di preciso come e quando, non ti so rispondere, però nella mia mente c'è sempre questo discorso che sto facendo un bellissimo viaggio, accumulando un sacco di esperienze, ma casa è il Friuli e prima o poi tornerò in Friuli. Ma non chiedermi quando. Ok, va bene, non mi sembra sicuramente a breve, ma magari, che ne so... Poi le strade così sono infinite, piene di sorprese, può succedere, no? Può succedere. Esatto, sì, senz'altro. Tu invece, Roberto, ti sei stabilito lì? A Paluzza? Sì, io non voglio stare con un piede in due scarpe, cioè devo mettere la decisione, capito? O qui o lì. Comunque la decisione, che ho la famiglia qua, ho i figli qua, sì, di andare ogni anno in Italia, andrò là per 2 o 3 mesi quando mi ritirerò dal lavoro, quello sì, fino a quando si può, ma no, di andare là per vivere per sempre, no, non penso. Sì, tanti ce lo dicono dall'estero, che abbiamo sentito nel corso di questi nostri viaggi, per esempio il mito della pensione, di tornare in pensione in Italia, magari a godersi così un po' di serenità. Chi lo sa, va bene. Secondo me è una cosa che tutti hanno. Quando vado in pensione, sì, torno là. Dopo arriva la pensione, dopo c'hanno i figli, c'hanno qua, c'hanno là. Comunque è una cosa che ci abbiamo dentro. Ma quando vado in pensione, vado là. Dopo è tutta una cosa nostra per farci sentire bene, no? È vero, è vero. Però è vero. Dopo... Sì. Vabbè, comunque, dai, noi sì, vi aspettiamo qui magari prima della pensione, oppure speriamo di venirvi a trovare là, ecco. Senz'altro. Sarebbe bello. Dai, chi lo sa, vediamo un po' se questo mondo riparte, insomma sarebbe bello, dai.
Va bene, io vi ringrazio per queste vostre storie, questi vostri racconti, è stato davvero bello ascoltarvi, vi faccio davvero l'in bocca al lupo per le vostre vite in Australia e so che il legame che avete con questa terra è una cosa talmente forte che proprio si percepisce, quindi vi faccio i complimenti per questo, insomma ci piace sentire questo tipo di sentimento. Grazie Massimiliano Zanin da Adelaide, salutaci tutti i friulani lì. Grazie mille, senz'altro patrò i saluti, un grosso mandi da parte mia a tutti voi e porta un saluto particolare al mio compaesano Fulvio Colovati, se ti capita di sentirlo. Ah, sì, sì, sicuramente, sicuramente. È di Teor pure lui. Ecco. Quindi un po' seguite le vicende dell'Udinese, sì, anche da lì. Ma certo, anzi, dovreste darci un premio a noi australiani perché causa fuso orario siamo quelli che soffriamo di più, che dobbiamo stare alzati fino a tardi. Nel cuore della notte, che al lunedì abbiamo le occhiaie, ma se possiamo stiamo senz'altro attaccati al monitor a seguire le partite. Beh, questa settimana vi abbiamo regalato una soddisfazione. Senz'altro, è stato bellissimo. Sì. Vero? Bene, bene, bene. Facciamo quello che possiamo, anche per voi, dai. Grazie, grazie mille anche a Roberto Puntel da Perth. Salutaci la tua famiglia e tutti i friulani della tua zona. Grazie. Grazie Giorgia e io volevo ringraziare anche per la magnifica a nome di tutti i Focolar Furlan d'Australia, volevo ringraziarvi per la bellissima maglietta che ci avete dato e un caloroso abbraccio a tutti voi. Grazie Roberto, grazie a tutti, siamo in chiusura, ci vediamo di nuovo la prossima settimana, sempre venerdì, sempre alle 21 con un nuovo viaggio. Buonanotte.